Forza ragazzi, c'è qualcuno che interviene, ci dice, ci lascia un commento? Vediamo un po', abbiamo un sacco di ascoltatori qua, un commentino rapidissimo. Siete d'accordo? Io potrei leggere. Scusate, faccio la domanda allora, ma siete d'accordo o no? Il professore lo buttiamo Hanno al fatto un rogo? sacco di Buttiamolo commenti. al rogo oppure lo ascoltiamo? Insomma, che dobbiamo fare ragazzi? Diteci un po' voi, forza, noi abbiamo detto un po' le nostre idee. Qui voglio sapere. Comunque, pieno di commenti. Insomma, non so se si è capito. Non è, io e Mattia partiamo con le idee che sono molto simili, ci facciamo un po' così, vedi quanto sei bravo. Poi alla fine scopriamo che siamo profondamente diversi. E questo è bellissimo. Beh, è perché se no non ci saremmo ben diseducati, diciamo. Se fossimo uguali saremmo un prodotto educativo terribile, osceno. Comunque, mi piace invece ricordare questa cosa qua, che noi stiamo facendo questi esperimenti comunicativi che sono wild, liberi, selvaggi, è un nostro marchio di fabbrica. Sono anche Molto, molto tutti diseducativi. diseducativi. Se avete Senti, capito qualche posso cosa, leggere vai! qualche commento? Mi sembra molto divertente, magari riusciamo. Allora, Frank Costantini, che penso essere Francesco Costantini, siamo stati colleghi di università, abbiamo fatto percorsi insieme, ma ci siamo anche ritrovati poi nella vita lavorativa, anche in alcune esperienze diseducative, direi, soprattutto per quanto riguarda software, programmi di disegno, pionieristici o almeno un tempo, diciamo. Non hai più i baffi perché li hai tagliati o ti sono caduti, mi scrive. Ma secondo me sono i trucchi delle video, sono effetti speciali. Poi Luca Bologna mi scrive, Luca Bologna è un amico del momento, è un genitore e quindi noi condividiamo, diciamo, l'esperienza genitoriale, no? Diciamo, è il papà di un amico di mio figlio. L'Anzolina sta scolarizzando la scuola, forse ha letto il libro male. L'avesse letto già sarebbe notizia, diciamo. E poi vedi, giustamente dice discorsi troppo alti per questa piattaforma, per questo è saltato il collegamento. Sono d'accordissimo. Certo. E il C è un grande motociclista argentino, lui è un patito della motocicletta. Bello, molto carino. Comunque, Poi ragazzi, io sono contento. c'è il nostro amico Emanuele Piccardo che ci scrive. Ah, Ah, belli. belli, a brutto. Tu questi libri che ci abbiamo noi, tu non ce l'hai, è inutile che li pubblichi. Questo non ce l'hai, Emanuele, te manca. Questo non ce l'hai. Il libro dei giochi surrealisti sono l'emblema di quello che dice Mattia. Bisogna ammazzare tutti quelli che sono venuti prima. Via, ammazziamo tutti i professori. C'ha ragione. Comunque, ragazzi, seriamente invece, allora, siccome faccio una collezione di questioni di educazione, Mattia è andato molto al sodo. Mi piace ricordare che esiste questo libro qui che invece anche Emanuele conosce molto bene, Global Tools, è una bella raccolta ultimissima, eccetera, in cui tanti designer, progettisti, eccetera, dicevano quando l'educazione coincide con la vita, allora loro fanno una serie di esperimenti bellissimi in cui smontano completamente, destrutturano completamente il conformismo, il pregiudizio, tutte quelle cose che noi conosciamo. E diciamo, mostrano anche un'altra faccia di questa cosa. Insomma, la mia visione, stando dentro la scuola, è questo: che la scuola è vecchia di 80 anni, non è più sostenibile così, non è più possibile avere questo modello. E bisogna aderire al modello di Mattia, cioè un modello che ci allarga il cervello, ci amplia tutti quanti. E bisogna vivere l'educazione come un fatto globale, di senso civico. E non ci deve essere una persona, non è più identificabile in un luogo e in una persona l'educazione. Trainante, perché insegnare e imparare sono due verbi appunto intransitivi, non si insegna e non si impara niente. E bisogna rifletterci, bisogna discutere, quindi sono d'accordo a parlarne, ne dobbiamo sempre parlare. Io, Mattia, direi che siccome è passato tanto tempo, vogliamo rimandare a venerdì Sì. prossimo, invitare, no, tutte le persone a riconnettersi e la prossima volta faremo un altro tema bellissimo. Noi sappiamo perfettamente qual è questo tema bellissimo, però insomma, dovrete scoprirlo la prossima volta se vi connettete, giusto? Sì, giusto. C'è Piero che vedo che forse voleva dire qualcosa, ma io non so. Global School ci propone, per esempio. Bello. Piero non riesce ad accedere, non riesce a mandarci una richiesta di accesso alla stanza?
Dai Piero, che voglio sapere se hai ancora la barba e i baffi oppure no, perché noi ci siamo incontrati nel 1999 con Piero. Io me lo ricordo ancora. Come si fa a commentare qua? Ah no. Viva Renzo Mancini che si è connesso via Instagram, bravissimo. Quali sono stati i tre grandi pensatori, maestri, artisti, professori che hanno influenzato tantissimo la tua vita? Scrivicelo su Instagram e lo commentiamo. Aspetta, provo a chiamarti, Piero. Provo a chiamarti io, vediamo se ci riesco. Ah, prendo questo link e te lo mando via Messenger. Allora, vi racconto questo piccolo aneddoto interessante, ho postato anche sul thread di questa cosa, che è a un certo punto, Maurizio. Prova Piero, te l'ho Allora, sentite mandato. questa che è divertente nel frattempo che aspettiamo Piero che viene. Insomma, Maurizio Cattelan riceve, anzi, dà a Alighiero Boetti una lista che non si capisce bene. Era una di quelle liste che faceva Jenny Holzer, il truism. Allora, non fare questo, fai quest'altro. Insomma, una lista di Senti. buone cose. Ciao Piero! Grande Piero, ciao. Insomma, Ciao, senti, Piero, ciao. finisco di raccontare questa cosa Non ti e ti dico, sentiamo. Piero, finisco di raccontare questa cosa. Vai, Insomma, vai, vai. i truismi di Jenny Holzer, no? Allora, fai questo, fai quell'altro, insomma, una ricetta, 30 truismi. Insomma, Cattelan glielo dà a Alighiero Boetti glielo istituisce come ultimo, come dire, truismo, come ultimo roba, scrive non dire cazzate, lo mette nella lista. Geniale, insomma, tu non ti educhi con la lista della spesa con una serie di regole, ma ovviamente, ecco, sicuramente in un'altra moda. È una cosa bellissima, è stato pubblicato qualche tempo fa questa cosa, è stata raccontata su Abitare e io l'ho postata sul mio Tumblr perché credo che sia una cosa pazzesca. Non c'è nessuna ricetta, ovviamente, per quanto riguarda l'educazione, quindi ricordiamocelo sempre che non dire cazzate è un emblema. Piero, come stai? Ci senti? Non ci sente? Macello. Piero? C'hai il Io sento. microfono spento, mi sa. Ecco, adesso accende. Eccoti. Ti sentiamo adesso. Sì? Sì? Ascoltiamo. Molto curioso di seguirvi invece, perché voi siete dentro in mezzo ai Games Tool, eccetera, eccetera. Per cui dico tutti questi aggiornamenti che poi mostrano il percorso che sta suggerendo Mattia con te. Che è fondamentale, perché qua se non si fa un orizzonte molto vasto, no? Di letture, non ci si riesce a capire più una mazza. Io, voi vi conoscete, chi mi conosce un pochino sa che sono un po' fissato, no? C'ho una linea precisa da seguire, quindi vado avanti lungo questo filo di Arianna. Aspetta che prendo una. Però non basta, bisognerebbe riuscire a comunicarlo con tutti gli strumenti potenziali. Ah, ecco, questa qui è la mia L'ultima proposizione, tua creatura. ma veramente, veramente è il primo tentativo di approccio a un messaggio di comunicazione che non esiste. Ah, io lo vorrei fare non tanto solo attraverso Visione Roma che mi ospita, eccetera, ma proprio con persone, con i giovani, perché io poi sono un po' Sì. stagionato, tra virgolette, no? Un poco stagionato. Comunque, va bene. Dicevo Insomma, prima lo siamo anche noi, purtroppo. Glocal School, prima ho scritto Glocal School sperando di attivare un minimo di confronto, perché il global e il local, in effetti, sono due dimensioni sulle quali spesso noi non ci soffermiamo abbastanza per metterle insieme. E quindi intorno a questi argomenti, che poi sono quelli di tutto il dibattito di oggi,
tanto per fare una citazione, dal marciapiede al cielo. Non lo sento più. No, neanch'io. Eccoti. È l'alfabetismo digitale che ci si Sì, impone. adesso ci risentiamo. Vabbè, insomma, niente, è un saluto aperto in questi termini. Che dire? Ecco, Non si no, sente. ma lo sai Piero che questo può essere uno spunto, secondo me hai ragionissimo, non so se mi senti, no, nel senso che ci hai dato uno spunto, per esempio, Daniele, per un prossimo tema, cioè la vera sfida del momento, a mio avviso, non so cosa ne pensate, è proprio quella di rompere la dittatura della comunicazione e questi esperimenti secondo me vanno proprio in questo senso, perché la comunicazione in questo momento è molto peggio della politica. Se c'è un regime fascista è la comunicazione. Ma ripeto, poi non lo dico per fare una prosopopea politica, però il problema è che ci stiamo abituando e quello è il problema, che uno si deperisce all'interno di mezzi e strumenti che pensa che vadano governati in un certo modo. Ma quando cominci a pensare che le cose vadano governate solo in un certo modo, è finita. La tua capacità di pensare si è ridotta a proprio zero. E quindi effettivamente quello di, come giustamente tu accennavi, di andare a scardinare queste dinamiche di comunicazione che sembrano tutte precise, quadrate, secondo me è una sfida dei tempi proprio assolutamente fondamentale. Beh, sono Beh, d'accordo. è un passaggio Guardo. che ci si impone. Oh, ho parlato. Si è interrotto Piero. Sì, non ha una connessione stabile, forse. Daniele, dicevi? Oh, vabbè, so, c'ho pure io dei commenti qui su Instagram interessanti di Elisabetta, che ringrazio tanto di averlo fatto. Ma volevo dire, ero molto d'accordo su questa cosa che diceva Piero e che state dicendo su questo fatto della dittatura della comunicazione, ma banalmente noi siamo incasellati dentro queste piccoline, piccolissime caselle che quando tu esci fuori già hai scardinato una cosa. Le caselle non sono visuali, ma sono proprio strutturali. Noi stiamo dentro Facebook, stiamo dentro Instagram. Anche questo è un limite importante, non è un gioco questo qui. Quando tu decidi di diseducare, significa che queste costrizioni, è su queste costrizioni che devi sviluppare gli anticorpi per uscire fuori. Cioè, ogni costrizione, ogni conformismo, ogni cosa che ti limita il cervello è da usare per costruire dei meccanismi creativi che ci insegnano a uscirne fuori, ma sempre, sempre. Se Sempre, entrasse, sempre, non ci si sempre. alza in piedi, si smontano i tavoli, si buttano fuori e si fa lezione. Oppure si esce dalla scuola e si fa lezione per strada. Stiamo parlando qui, usciamo qui, usiamo Facebook e Instagram, usiamo pure il piccione viaggiatore per fare le nostre cose. Questo manca, questa cosa sembra veramente qualcosa di strano, invece deve essere la cosa usuale, essere, come dire, capaci di adattarci a queste situazioni e guardare global, come dice Piero. Anche riferendoci però ai bisogni locali, alle emergenze locali, ma con uno sguardo ovviamente al mondo. Oggi il problema è che mi sentite? Sì? Si sente? Sì. Si sente? Vai, Il Piero. problema di queste dimensioni sono oggi alla portata, oggi su Repubblica, per esempio, c'era un commento sull'ultimo libro che è uscito di Baricco. Noi conosciamo tutti bene Baricco con le sue bellissime operazioni letterarie mitopoietiche, però sosteneva l'articolista che io poi ho postato perché mi interessa particolarmente questo modo di affrontare diversamente il ragionamento della comunicazione, che il mito da cui io parlo appunto vorrei partire con questo libretto che prima mostrava Mattia, è per arrivare poi ai nodi fondamentali che sono Roma,
tutto quello che sta dicendo Daniele, eccetera, eccetera. Allora dico, questo, il mito non è una favola. Ci sono gli elementi come quelli lì dei Games Tool che stava mostrando prima quel libro Daniele, in effetti per destrutturare in qualche maniera un codice comportamentale di comunicazione che oggi noi dobbiamo assolutamente ricostituire, ma non attraverso i processi classici, accademici da una parte, verticali, eccetera, eccetera, come spesso accadono all'interno di questi ragionamenti anche di rete, no? Sulle varie zoomate, ma proprio per costituire in qualche maniera degli interscambi, interrelazionali per poter alimentare quello che si chiama cultura. La cultura è il prodotto per l'appunto come la formazione, come la scolarizzazione. No, è il prodotto delle interferenze, degli scambi che avvengono non solo attraverso le distanze imposte dalla pandemia, perché anche al di là della pandemia forse è un'occasione buona per poter riflettere su questo tipo di atteggiamenti che noi abbiamo disperso, abbiamo frantumato attraverso abitudini, anche attraverso i ruoli della trasmissione iconografica, no? Oggi tutto quanto sull'immagine viaggia attraverso la rete e quindi il discorso delle immagini. Che cosa c'è in questo cosa che sta mostrando Daniele? Non riesco a vedere. Allora, non sto mostrando, in realtà sto facendo di ascoltare da Instagram, perché stiamo facendo una diretta contemporaneamente sia su Facebook, ma anche nei miei contatti Instagram. Quindi c'è Mattia e Daniele, cioè io e lui che siamo in diretta, ma tu non puoi essere visto, però puoi essere ascoltato. Ho fatto in modo che le persone potessero ascoltare quello che dicessi. Ah. Ecco, tanto per io Instagram non so, non ho mai praticato, quindi non so muovermi, però immagino questo tipo di scambio interattivo che si sta creando adesso attraverso anche questo link artificiale, va benissimo, no? Se non è digitale, è fatto a mano. Allora, il problema è utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione. C'è un mio amico, un fotografo, che oggi mi aveva mandato, e credo che sia anche in presa in questa trasmissione adesso, solo che grazie a una stupidaggine che mi ha mandato adesso Mattia, io sto parlando con voi, prima dovevo scrivere un puntino, una parolina e basta, senza poter interloquire, perché sennò si distrugge l'ordine strutturato del messaggio formativo, capito? Mentre così uno bisogna stare anche attenti, che poi c'è anche un livello di diciamo di irruenza che esce fuori dalla volontà di comunicare. E quindi bisogna anche pilotarlo con un metodo, come suggeriva in quell'articolo che ho letto di Mattia, cioè di andare a strutturare in qualche maniera delle forme di partecipazione orizzontali. Estremamente importanti. C'era Certo, questi messaggi ma per questo in che realtà io e vengono. Daniele siamo, scusa, no, 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 vai, vai. volevo dire che tra l'altro quello che dici ci viene proprio, cioè hai compreso molto bene lo spirito, tra l'altro, che io e Daniele ci proponiamo con scarsissimi risultati, ma in realtà piano piano forse riusciremo a scardinare di più questa cosa. Cioè, nel senso, la nostra idea non è tanto, perché se no saremmo allo stesso modo degli educatori, se noi dovessimo qua stare a fare la filippica sulla diseducazione, eccolo là che ci trasformiamo inevitabilmente in educatori a nostra volta. Invece il divertente, ma piano piano forse ci arriveremo e troveremo gli strumenti, per esempio oggi siamo riusciti a interagire con te, è quello di scardinare questa, siccome la tecnologia, malgrado tutto, malgrado i problemi che abbiamo detto prima, sta ponendo rispetto alla comunicazione, eccetera, però in realtà invece, prendendola per quel poco che è, permette con estrema facilità, perché come hai detto tu, io ti ho mandato un link e siamo riusciti a metterci in contatto, e se lo facessero altre 10 persone nel momento che ci stanno guardando,
Sarebbe una roba incredibile. Uno ci arricchirebbe una giornata, per questo abbiamo scelto il venerdì. Venerdì, oh, figa, proprio grande pacificazione, Venerdì fine pesce. settimana, diciamo un po' di cazzate. Venerdì pesce, esatto. Non la potremmo chiamare Senti, così, io venerdì pesce, veramente. propongo questo, che siccome Piero appunto è una No, persona a ma cui sono molto, molto affezionato, ma sono affezionato, lo dico sinceramente, anche se non ci siamo tanto, tanto rivisti, tanto perché mi ha guidato e mi ha dato dei suggerimenti bellissimi, voglio raccontarla questa storia perché serve veramente per creare anche un'empatia. Io stavo facendo la tesi, io sono andato a trovarlo e mi ha raccontato tante cose, sono rimasto affascinato e ho cominciato a pensare, quindi dovessi dire tra le tante persone che nella mia vita hanno significato qualche cosa, anche in termini di contenuti, di impostazione, eccetera, ecco, lui è uno di quelli, ma non lo dico con piacere, perché è vero, io sulla mia tesi, non gliel'ho mai fatta vedere, c'è scritto, ringrazio Piero Megrossi perché quel giorno mi ha incontrato e mi ha permesso di fare. Però credo che Piero, per esempio, siccome siete dimostrati disponibili, potrebbe aiutarci anche, no? Noi non stiamo facendo una vera radio, ma è una chiacchierata tra amici, questo l'abbiamo detto. Anche volendo, a individuare qualche piccola chiacchierata, qualche piccolo tema, nucleo tematico, perché voglio dire, noi siamo pieni di libri, io Piccolo, 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 piccolo tema, ma tu sei matto davvero allora, più matto di me. legare. No, no, il tema è Insomma, enorme, è parliamo. un'impresa, è un'impresa, è un'impresa come quella che nel 1400, come quella che nel 1499 ha portato attraverso un team, non un personaggio, ma un team di persone, a costituire la base del Rinascimento italiano. Mi riferisco a educatori, tra Ah. virgolette, letterari, artistici, eccetera, conosco Allora, nel frattempo che Piero si recupera, ciao Madonna. Elisabetta, Perché? ci sei, Perché Piero? hanno fatto quello che stiamo cercando di fare noi con gli strumenti del digitale, che sono strumenti diversi, ovviamente, da quelli della penna, ma fondamentale è sempre lo scambio interrelazionale fra le persone, fra le competenze, fra le esperienze, fra i luoghi. Perché il problema è proprio questo, è quello di costituire in qualche maniera, come con questo venerdì del pesce, no? Un codice comportamentale da sviluppare non per piccoli temi, ma per un tema grandioso che è quello verso il quale a me, per esempio, mi ha affascinato ieri quattro parole di quella bellissima presentazione a Capitol Hill della poetessa di Los Angeles. No? Per dire, per Niente, sei sconnesso. Mannaggia. Allora, io invece Comunque sì, è vero. ringrazio sempre, ovviamente, tutti quelli che ci stanno seguendo anche su Instagram. C'è stato qualcuno che mi ha detto che ha letto Grazie. che sbaglio Ecco, Eric bravo. Kessel, un libro fittivo. Sì. E insomma, niente, ce lo segnala Elisabetta Fefe su Instagram e sono contento che abbia dato questa indicazione perché lo possiamo andare a trovare e poi magari lo mettiamo Grazie. nello stream.
che è veramente, come dice lei, un elogio all'atto di sbagliare. E certo, l'educazione è errore, è sbaglio, è quella la cosa importante. Va Grazie, bene, grazie. Vabbè. ragazzi, io, guardate, vi devo dire questo, che c'ho i miei figli che mi aspettano, perché è venerdì pure per loro, quindi si aspettano il papone, e vi lascio, perché se volete Il continuare, pesce. ragazzi, ma vi devo lasciare, perché ho un altro impegno, Va ma mi è bene. piaciuto tantissimo oggi. Grazie a Piero, grazie a Mattia, ci risentiamo. Lo rifacciamo presto. Assolutamente. Facciamolo Va magari bene. preparando bene i codici degli interscambi Gli comunicativi. accessi. Perché in genere mezz'ora si parla, mi senti, non mi senti. Facciamo una prova. Facciamo delle prove, Invitiamo fammi una qualcuno, prova. dai, invitiamo qualcuno. In più Va persone, bene. dobbiamo essere di Sì, più. sì, sì, sì. Va Grazie, vi bene. saluto. Vi saluto, ragazzi. Buona Dai, serata. buona serata. Grazie. Un Ciao, abbraccio a ciao, tutti. ciao, ciao. Diseduchiamo. Ciao.